Ciao! Oggi prepareremo una cheesecake con mirtilli freschi e crema di Philadelphia e ricotta. Gli ingredienti che andrò a mostrare vanno bene per 6 coppette oppure per una tortiera cerchio apribile del diametro di 20 cm. Ci serviranno 180 g di biscotti secchi o biscotti tipo digestive, 90 g di burro, 250 g di Philadelphia, 100 g di ricotta, 150 g di yogurt, 120 g di zucchero, 250 g di mirtilli freschi e una busta di gelatina in fogli o colla di pesce. Per prima cosa andiamo a sciogliere a bagnomaria il burro. Mentre il burro si scioglie, andiamo a rompere i biscotti dentro un mixer in modo da tritarli a mo' di farina. A questo punto andremo ad aggiungere il burro sciolto alla farina di biscotti e mescoliamo. Bene, ora che è pronta la nostra base andremo a disporla nelle coppette o nella tortiera a vostro piacimento. A questo punto mettiamo le nostre coppette in frigo mentre prepariamo la crema. Procediamo quindi a preparare la copertura di mirtilli e la nostra crema di Philadelphia ricotta e yogurt. Mettiamo in ammollo in acqua fredda i fogli di gelatina. Versiamo i mirtilli in un pentolino con un filo d'acqua, 2 cucchiai d'acqua. E aggiungiamo lo zucchero, 3 cucchiai di zucchero. Andremo a mettere a scaldare i mirtilli a fuoco lento per 5-10 minuti. Mentre si scaldano i mirtilli, andiamo a preparare la nostra crema di formaggi. Quindi mettiamo il Philadelphia, e lo yogurt. Aggiungiamo il rimanente zucchero. Nel frullatore di pressione andiamo a formare una crema. Abbiamo tolto i mirtilli dal fuoco e li abbiamo lasciati raffreddare, intiepidire un po'. Ne aggiungiamo una parte alla crema di Philadelphia e una parte la metteremo in frigo, ma prima prendiamo la gelatina, la strizziamo bene e la andiamo a sciogliere nei mirtilli ancora tiepidi. Quando la gelatina è ben sciolta andremo a unire una parte dei mirtilli al frullato che abbiamo preparato con la crema, con la Philadelphia e la ricotta. Dobbiamo tenerne da parte circa 150 grammi in modo poi da decorare sopra le coppette. A questo punto frulliamo i mirtilli con la crema.
abbiamo estratto dal frigo le nostre coppette, possiamo andare a versare questo frullato di mirtilli in ciascuna, non fino a riempirle, perché per ultimo dovremo mettere, quando si sarà solidificata la crema, i mirtilli sopra ciascuna coppetta. Nostre coppette le andremo a mettere in frigo per solidificare per circa 2-3 ore. Ecco, sono passate circa 2 ore e mezza. Possiamo andare a versare sopra le coppette i mirtilli.